scuola di magia come tutti i martedì alle 9.40 ormai circa, con Claudio Borghi Aquilini che è in collegamento con noi. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Allora, intanto buongiorno Claudio. Buongiorno, scusate, sono uscito a fare un attimo, intanto sentite applausi così perché... E allora, te sei un tifoso... leggendario Lotito in commissione che sta facendo una delle sue solite tirate... A proposito di Lotito, te sei un tifoso di calcio? Io sì, sono abbastanza un tifoso di calcio, sì. Cosa te ne pare di sta roba qua? Inter, Milan, 'Ndrangheta, spizzo, spartizione, affari, San Siro, eccetera? So, al momento, se devo dire, poi dopo, per carità, cioè... non vorrei mai, perché già, come dire, ogni cosa che dico viene travisata e similari, non vorrei aggiungerne un'altra. Però in modo del tutto superficiale, semplicemente dalle prime letture, senza aver nulla approfondito, mi sembra uno dei classici casi di acqua calda. No? Cioè, abbiamo scoperto che i tifosi sono gente un po' poco di buono. Non so, la prossima scoperta cosa sarà? Che dopo accurate indagini, anni di appostamenti e così così, abbiamo scoperto che, ne so, che nelle discoteche gira la droga? Cioè, non lo so, vedere le intercettazioni dove vediamo dei tifosi che parlano da tifosi, cioè tipo, oh, mi fai sta roba o t'ammazzo, no? Cioè, una roba del genere va in prima pagina. Insomma, mi pare, ecco, che abbiamo scoperto... l'acqua calda. Scoperto chissà che cosa, ecco, cioè non... Poi per carità, mi rendo conto che come tutte le cose saranno cose pruriginose. Ma però insomma è intervenuto il procuratore nazionale antimafia, il procuratore capo di Milano. Si sono detti che intorno agli stadi si mangiavano tutto, dai parcheggi ai ristoranti, alle piadine, a tutto il resto. No, cioè non è che si mangiavano le piadine, si mangiavano le piazzole, tutto qua. Cioè era tutto un business. Gli interessava solo il soldo a questi qui. Bene, cioè nel senso andate a... andranno ad accertare tutto, ma io penso che, cioè, da come vedo io, ripeto, cioè non è che io sto dicendo che dove notoriamente c'è l'illegalità essa va tollerata, cioè è giusto assolutamente prendere e far sì che la legge valga per tutti. Non di tutto quello che vedo nulla mi stupisce, ecco, insomma, non so come dire... stessa roba, cioè poi diventerà super pruriginoso perché ci saranno le intercettazioni dove Fedez dice che bisogna che è amico fare... di Stefano Boeri, che sì, che bisogna fare le cose con Cottoni F, con Lazza, cioè, capito? C'è tutto un... te lo presento io Stefano Boeri, quello del Bosco Verticale, amico mio, se famo tu spaghi, eccetera eccetera. Sì, guarda, grazie, fai tu se puoi, per favore, così anche... No, questo è Fede, cioè non sono io. Essendo che io sono in... No, scusa, sto dicendo la mia collega, ecco. Tutto, sono in missione. Comunque, Claudio, io non volevo distoglierti da Scuola di Magia, che ha una sua fisionomia, una sua autonomia, e quindi di che cosa ci vuoi parlare oggi? Io ho visto che ti è piaciuto molto Massimo Giannini, che ha commentato le vicende austriache da esatto. par suo. Massimo Giannini stranamente ha una certa curiosa consonanza con l'ultimamente ineffabile Antonio Tajani, no? Cioè stiamo parlando di rigurgiti nazisti. Ora, secondo me in certi casi bisognerebbe che intervenga la Crusca, no? Cioè, noi abbiamo l'Accademia della Crusca che prendono dei discreti soldini per periodicamente spiegarci che qual è si scrive senza apostrofo, no? Dopo dotta dissertazione. Credo che sia, non so, la 87esima volta che vedo la dotta dissertazione della Crusca, no? Sul fatto che qual è si scriva senza apostrofo e le ragioni per cui ciò avvenga. Ma dato che stiamo parlando dei custodi della lingua italiana, non sarebbe interessante, per esempio, forse più carino per il dibattito, se la Crusca ci raccontasse una volta per tutte che cos'è per la lingua italiana un nazista? Perché lo scivolamento semantico, no, della demonizzazione dell'avversario politico sta diventando inarrestabile. E siamo partiti con uno che era di centrodestra. E già la cosa era riprovevole. Questa stessa persona che era di centrodestra adesso è nazista, ma è sempre lui.
Ora, dato che stiamo parlando in teoria di una cosa abbastanza grave, stiamo parlando del sostenitore di un regime totalitario che sosteneva alcune cosucce come lo sterminio per chi non fosse di pura razza, il genocidio degli ebrei, l'utilizzo di forze e violenza contro gli avversari politici, no? E così questo tipo. Ma perché uno che dovrebbe essere legittimamente un portatore di un'idea politica diversa e direi perfettamente legittima e sentita da milioni di cittadini da tutte le parti d'Europa, come argomenti del tipo basta immigrazione, come argomenti del tipo basta con l'invadenza dell'Unione Europea, basta con le questioni green, perché alla fine, per esempio, il programma dell'FPO in Austria, questo è, deve essere nazista. Se va bene, neonazi, cioè neo, cioè c'è un po' di no, cioè non sono proprio quelli là, no? Perché forse quelli là magari sono già anche morti, ma sono nuova specie, neonazisti. Ora, io capisco che per certi versi possa essere consolatorio dal punto di vista di chi perde costantemente le elezioni prendere e identificare il nemico come nemico, l'avversario politico come un nemico che non abbia diritto di cittadinanza, no? O similare. Quindi allora, come per esempio risulta da una mozione portata avanti da alcuni parlamentari in Germania, dove chiedono che la FD sia indicata come partito nazista e quindi non possa essere votata né rappresentata in Parlamento. Però, insomma, mi sembra veramente che la cosa stia scivolando un po' verso l'eccesso. Perché se noi abbiamo al momento dei partiti che sono di maggioranza relativa e che sono quelli che hanno vinto le elezioni, perché per esempio in Austria, visti i risultati, l'FPO di Kickl, incidentalmente vorrei ricordare che questi neonazisti sono alleati con noi dalla notte dei tempi. Cioè, stiamo parlando del partito che era il partito di Haider, è finito bene, che aveva come segretario precedentemente Heinz Christian Strache, che è stato tolto di mezzo, lui ingenuo, va bene, possiamo dire quello che vogliamo, però è chiaro che è stato tolto di mezzo con un'operazione di intelligence, filmandolo di nascosto mentre parlava con una sedicente milionaria russa o cose di questo tipo in ambiente rilassato a Ibiza, perché no, ricordiamo che utilizzare la famosa honey trap, no? Cioè utilizzare un'avvenente donna è un ottimo sistema, è semplice anche per incastrare i personaggi. Questi erano già al governo, insomma, in passato. E vi posso assicurare che Strache non aveva assolutamente nulla di nazista, questo quantomeno l'ho conosciuto io personalmente, mentre invece Kickl non ho ancora l'onore. Per il partito che c'è da un sacco di anni, cioè non è che si è svegliato oggi, no, che un gruppo di camerati giurando sul Mein Kampf, no? A un certo punto hanno fondato il partito, cioè da un botto di anni, è già stato anche al governo, no? E improvvisamente diventa neonazista. Ma questo partito neonazista che vince, no? Perché anche qui facciamo la semantica. Ecco, forse, perdonami se ti interrompono, però mentre tu parlavi mi veniva alla mente un articolo che abbiamo citato stamani, la rassegna stampa di Luca Ricolfi sul Messaggero, non so se l'hai già visto, no? Il quale, diciamo, si pone quel problema che ponevi tu, cioè definire che cosa sia il nazismo o il neonazismo, no?
E lui dice chiaramente che parlare di FPÖ, il partito austriaco che ha vinto le elezioni, come nazista è totalmente fuorviante. Primo, perché il nazionalismo dell'FPÖ è pacifico, tutt'altro che aggressivo verso gli stati confinanti, a differenza del vecchio nazismo hitleriano, no? Secondo, hanno una radice libertarista nella propria storia, quelli dell'FPÖ. Sono stati fino al 93 nell'internazionale liberale. Terzo, il bersaglio principale sono gli immigrati islamici in particolare e non certo gli ebrei, no? Questo, diciamo, per sgombrare il campo dalle accuse di neonazismo. Però poi fa un altro ragionamento, Ricolfi, che ti propongo dopo. Intanto, diciamo, purifichiamoci nel linguaggio, no? Come dicevi tu, senza Treccani o Ricolfi, sgombriamo il campo da questo equivoco, no? Sì, sì, no, questo è necessario, mi fa molto piacere sapere che non sono l'unico che pensa che queste cose siano totalmente fuori. Scusa, a che ora iniziano con la fiducia? Alle 10? 11. Ah, dichiarazione di voto, che poi la dovrò fare io, ma per ultimo. Ok, va bene? Sì, quasi ultimo, va bene. Grazie, scusate, ma io mi devo intrufolare dentro fra le sedute, la fiducia e così via. Perdonate. Però no, cioè, capito, mi fa assolutamente piacere sapere che c'è un altro che la pensa come me, però cioè, veramente a questo punto bisognerebbe fare il lodo Treccani o il lodo Crusca, cioè nel senso prendere e cominciare a mettere a capirci di che cosa sono cosa voglio dire l'italiano, ecco, no? Perché se no altrimenti capite che vale tutto. Io non vorrei che le definizioni o cose di questo tipo, di cos'è nazista, cose di questo tipo, vengano forgiate nel solito e consueto tribunale. Perché tanto lo so che andrà a finire così, no? A un certo punto ci sarà una querela, qualcosa da parte di qualcuno, poi ci sarà un'austera interpretazione da parte della Cassazione, no? Che dirà che cos'è nazista e cos'è. Ma insomma, abbiamo abbastanza cose che demandiamo ai tribunali, vediamo se possiamo, per quanto possibile, evitare queste cose. Però in realtà chi utilizza questo linguaggio, ma lo sa benissimo che non sta né in cielo né in terra, no? Semplicemente è una cosa che gli fa comodo, cioè gli fa comodo tentare di demonizzare l'avversario. Ma la demonizzazione dell'avversario che cosa porta? Voi immaginate, e ripeto qui dove mi ero interrotto, sì. Cos'è la definizione di chi vince le elezioni? Allora, io ero rimasto fino a ieri che chi vince le elezioni è quello che prende più voti rispetto alle elezioni precedenti. Poi dopo, volendo, uno potrebbe fare la caprina, se vale prendere più voti rispetto alle elezioni precedenti dello stesso tipo, oppure se vale prendere più voti rispetto alle elezioni precedenti. Oppure, esempio tipico, ci sono appena state le elezioni europee, se uno prende più voti rispetto alle elezioni europee o rispetto i sondaggi che girano intorno al gradimento di quel partito, allora può dire che ha vinto, no? Oppure se vale soltanto fare i confronti con l'elezione dello stesso tipo, quindi per esempio con le politiche, no? di 5 anni fa. Ma al di là di questo, diciamo, di questa piccola distinzione, normalmente il consenso di un partito si vede dalla crescita, no? dei suoi consensi. Perché discutendo con i miei follower ogni tanto c'era qualcuno che dice: ah no, vince chi riesce a fare la coalizione per governare. Ma no, un momento, non funziona così. La coalizione si dichiara prima. Cioè, se io prendo, metto assieme 10 partiti, che pur magari scendendo un po' rispetto alle cose precedenti, riescono a fare... a prendere la maggioranza sulla base di un programma comune, e beh, allora nulla questo che questi vincono, no? Ma se ci sono i partiti che ognuno si presenta con un programma che è antitetico a quello dell'altro, perché se noi prendiamo il programma del popolare, no, è chiaramente diverso rispetto a quello presentato dal socialista o quello del verde. Cioè, se il popolare dice basta con il green, no? Di questo tipo, il verde dice più green, se il popolare dice
secondo me bisogna contenere l'immigrazione, dall'altra parte c'è quello dell'estrema sinistra invece che dice ce ne vuole di più, se il popolare dice ci vogliono meno tasse e quello della sinistra invece dice che ci vogliono più tasse, significa che programmaticamente questi partiti non hanno nulla che spartire, no, l'uno con l'altro. Ma se questi partiti che perdono, quindi presi singolarmente, ognuno ha un calo di consensi, e dall'altra parte abbiamo l'FPO che invece sale fortemente, no, di consensi, il meccanismo è semplice, c'è un partito che vince, che è l'FPO, che oltretutto riesce anche a diventare partito di maggioranza relativa, quindi fuga qualsiasi dubbio sul fatto di chi abbia vinto le elezioni, e poi dall'altra parte ci sono una serie di partiti con programmi diversi da loro che non si sono presentati in coalizione e chiaramente hanno perso. Ma se tu pensi di fare, come già ha in mente l'esimio presidente della Repubblica austriaca, no? Che è una specie di Mattarellen, no? Quindi un rappresentante, se non mi ricordo male, di Verdi, comunque generale del pensiero di sinistra, che dice, ah, ma io non darò mai l'incarico, no? a Kickl, no? Quindi al rappresentante dell'FBO. E dall'altra parte si cominciano tutte le trattative per mettere assieme tutti gli altri. E allora a quel punto si forma la coalizione dei perdenti. Ma solo a me pare che c'è un lievissimo problema di democrazia nel fare così. Cioè, vale a dire, io ho una galassia di partiti, ognuno con un programma differente, che vengono uniti dagli elettori, ma io li metto assieme nel nome di evidentemente un unico punto di programma, non devono governare quelli là. Oppure devo governare in qualsiasi caso io, perché se no non va bene. Cioè, capite che così facendo poi si mettono le radici del nazismo quello vero. Perché a un certo punto la gente si girano i coglioni. Perché la democrazia funziona se io la faccio funzionare in modo normale. Se invece la stiracchio, la forzo, no? In qualsiasi modo, in modo tale da non far eventualmente governare dei partiti che con magari diversa impostazione o diverso peso, però possono essere sulla carta più affini, no? Cioè come per esempio il caso dell'FPO piuttosto e con i popolari austriaci, no? Dove ci sarebbe un governo di, chiamiamolo, centrodestra, a guida destra. Quindi sarebbe un governo di destra centro, niente di strano. Sarebbe un po' come se qui in Italia ci fosse, quando ci sono state le elezioni del 2018, invece di non arrivare a riuscire a fare la maggioranza con la coalizione di centrodestra che aveva visto come partito di maggioranza relativa alla Lega, no, di Salvini, a quel punto invece ci fosse stato un premio di maggioranza, un sistema elettorale o anche soltanto sufficienti voti per far vincere, per far avere sufficienti seggi alla coalizione di centrodestra e far partire il primo governo Salvini. Ricordate che ciò non avvenne, ma non avvenne perché? Perché non si volle tentare di dare l'incarico a Salvini. Niente incarico a Salvini, vi ricordate, no? Allora a quel punto però ci fu una scelta, come tutte le scelte politiche, poi dopo alcune si rivelano giuste, altre si riveleranno sbagliate, ma che all'epoca io condivisi, perché mi sembrava l'unica cosa che si poteva fare, no? E ci fu la scelta di rompere le coalizioni e far governare i due partiti che avevano vinto quelle elezioni, no? Perché erano cresciuti, seppur non si erano presentati nella stessa coalizione, vale a dire, vi ricordate perfettamente, Lega e Movimento 5 Stelle. In quel caso vedete che, oltretutto, non so se uno si ricorda, quel governo inizialmente aveva un enorme consenso popolare. Perché? Perché era stato affidato ai due partiti che, seppur non erano presentati, non si erano presentati insieme in coalizione,
opposizione all'inizio delle elezioni, però erano quelli che avevano vinto le elezioni, insomma, che dove c'era sia il partito di maggioranza relativa, no, vale a dire il Movimento 5 Stelle, sia il partito che era cresciuto di più, no, vale a dire la Lega. E infatti il consenso era molto forte, poi le cose ovviamente, come ben ci ricordiamo, non sono andate bene, perché mettere assieme due partiti che non avevano fatto un programma comune, purtroppo non è semplice, e alla fine le differenze vengono fuori, vabbè. Però in ogni caso, dal punto di vista, diciamo, democratico, no, la maggior parte della gente non l'aveva vissuto come un vulnus, no, quel tipo di governo, quel tipo di scelta. Viceversa, se tu prendi, e come sembra vogliono fare in Austria, si vuole fare la coalizione dei perdenti, perché questo non deve governare, perché appunto uno dice che è neonazista o chi per esso, cosa che ovviamente rispetto non è. E beh, ma alla fine otterrai che il governo dei perdenti avrà un consenso strabasso, non potrà fare nulla, perché ovviamente stiamo parlando di una somma di partiti che non hanno nulla a che spartire l'uno con l'altro, e poi la volta dopo il nostro gentile Kikla dell'FPO prenderà il 70% da solo, no? E allora a quel punto ci sono due scelte: o questo prende e governa da solo e lo fanno fare, o altrimenti ci sarà il Mattarella in locale, no, che dice: anche se hai preso il 70%, allora io non ti do l'incarico, perché secondo spero che qualcuno. Il bello della diretta, diceva Gianni Minà, io ho ricevuto una telefonata alla quale non potevo non rispondere e il collegamento è caduto, però l'abbiamo ripristinato telefonicamente, quindi ritorniamo alla nostra scuola di magia. Quando si vogliono fare troppe cose, parlo di me, va a finire che poi le fa in qualche modo. Comunque, grazie a Claudio Borghi Aquilini e la sua flessibilità, siamo di nuovo in onda. Grazie Claudio, ti ridò la linea. Ma allora è colpa tua, io pensavo che fosse stata qualcosa tipo parente del Senato. No, allora mi è arrivata una telefonata tipo il Papa, no? Capito? Non puoi non rispondere. E allora ho dovuto rispondere, e in quel momento mi dice poi la regia è caduto il collegamento. Quindi mea culpa. Credo ciò avvenuto, se non erro, se ho ricostruito bene i suoni che mi hanno permeato il padiglione auricolare, se non erro è avvenuto quando stavo descrivendo cosa succedeva nel momento stesso in cui, dopo aver fatto la coalizione dei perdenti, questo governo senza nessun tipo di consenso popolare andava a carte 48 e l'escluso alle elezioni successive prendeva il 70%, no? Sì. E a quel punto ci sono solo due possibilità: o viene incaricato di governare come dovrebbe essere, e quindi oltretutto quello che si era pensato di diciamo di scongiurare da parte di chi riteneva che fosse impresentabile, così tipo il ritorno invece dalla finestra potenziato, oppure si cerca quello che io non voglio neanche immaginare, cioè vale a dire che il Mattarella nel locale, cioè vale a dire il presidente austriaco, no? Prende e dice che non gli dà l'incarico, perché anche se vince, perché secondo me, ecco, allora o si rivota o non so cosa ogni tanto tengono fuori. Ecco, bene, in quel caso, scusate, però secondo me ci abbiamo un problema, perché finché siamo all'interno della democrazia, finché la gente o il popolo capisce che votando può cambiare le cose, allora tutto a posto. Nel momento stesso in cui venisse il sospetto che questo non è, allora a quel punto forse la definizione semantica va cambiata, no? E forse il nazista, o mettete voi qualsiasi tipo di aggettivo che indichi un regime antidemocratico, è quello attualmente presente.
Ecco, posso intervenire, dove, Claudio, su questo e punto? Se è così, ricordate che un regime antidemocratico va cacciato con le mazze e le pietre. Ecco, no, volevo intervenire su questo, se mi consenti, perché credo ci sia un crinale, no? Importante, che è quello che tu hai sottolineato adesso. Ovvero, nel momento in cui, come dice Ricolfi, come dici tu, come dicono tanti osservatori scevri da troppa ideologia, nel momento in cui non siamo davanti a un partito nazista, il cordone sanitario è una cosa che è antidemocratica per sua natura. Certo, se fossimo davanti a un partito che brucia i libri, che insegue gli ebrei o gli islamici con il bastone, che gli dà l'olio di ricino, che scatena violenze, insomma, un partito nazista o fascista vero e proprio, allora è un altro discorso, perché la democrazia parlamentare la devi difendere, no? Quindi lì il cordone sanitario avrebbe un significato, o sbaglio. Ma nel momento in cui non siamo davanti a tutto questo, il cordone sanitario è una roba antidemocratica per sua natura. Però faccio un passo in più, e in questo caso mi avvalgo anche del ragionamento che faceva Luca Ricolfi, che ti citavo prima, no? Allora, sgombrato il campo da questa cosa, è il cordone sanitario a essere autoritario, cioè tendenzialmente fascista o nazista? Come impostazione, certo, non come manifestazioni esteriori. Non diamo fuoco a nessuno, non bastoniamo nessuno, non ammazziamo nessuno, però diciamo escludiamo, quindi ammazziamo la democrazia, mettiamola così. Però il problema, facciamo un passo in più, è che chiunque governi, popolari, conservatori, socialisti o i cosiddetti estremisti di destra, che poi sono, diciamo, non estremisti ma semplicemente di destra, non ha gli strumenti per risolvere il problema numero uno per cui ti ho votato, che secondo Ricolfi è quello migratorio. Perché le regole attuali, di carattere internazionale, umanitario, eccetera, rendono molto difficile anche le misure di espulsione di irregolari, le più piccole, le minime, perfino quegli autori di gravi reati fai fatica ad espellerli. Quindi, finché il quadro regolatorio è questo qui, dice Ricolfi, tu puoi essere popolare, socialista, conservatore, presunto neonazista, estremista di destra, ma non hai gli strumenti per risolvere questo problema. Tra l'altro in Austria il 20% della popolazione è straniera contro il 9% in Italia, e questo, diciamo, incide. Qui il problema è questo: riesci poi a essere efficace quando dovessi anche andare al governo? È una questione che già diciamo abbiamo visto in Italia, no? Tu citavi prima l'esperienza del primo governo rosso-verde, scusami, rosso-verde quello dopo, giallo-verde, diciamo, il Conte 1, no? All'inizio erano tutti ben intenzionati, ognuno per la sua parte, però alla fine si è combinato poco. Sì, però attenzione, quell'esempio di quel governo è esattamente quello che dovrebbe darci la risposta alla tua domanda. Allora, dire, è possibile fermare gli sbarchi? Sì, è possibile fermare gli sbarchi. Salvini lo fece esattamente con quel governo giallo-verde di cui si sta parlando. Non aveva l'autorità per mantenere quella posizione oggettivamente rivoluzionaria? Probabilmente no, perché abbiamo visto che la coalizione si è sfaldata, che gli alleati remavano contro, che la difesa nei confronti della magistratura non c'era, no? E quindi poi alla fine è andata come è andata. Ma in teoria si può. Così come dovrebbe essere nelle possibilità di uno Stato sovrano quello di denunciare trattati internazionali che eventualmente gli impediscono di portare avanti il proprio programma. Cioè, attenzione, i trattati non sono la tavola della legge, cioè a un certo punto, no, uno li firma, ma capite che anche in questo caso, se il trattato fosse immutabile per i secoli a venire, conterrebbe in sé un germe di antidemocrazia fortissimo, perché significa che il governo pro tempore, la maggioranza pro tempore, impegna per qualcosa che potrebbe essere, diciamo, adatto per il suo punto di vista, no? Ma potrebbe non essere per molti altri, impegna il governo futuro per sempre, senza nessuna possibilità di uscirne. Viceversa, viva Dio, dovrebbe essere che se io non sono d'accordo con l'OMS, no? Prendo e esco dall'OMS, perché dal mio punto di vista non è più nel mio interesse rimanerci, così come ha fatto Trump quando ma dovrebbe essere possibile non soltanto per gli Stati Uniti, che tanto letteralmente da sempre fanno quel che vogliono, dovrebbe essere possibile oggettivamente per tutti.
quando a un certo punto la Gran Bretagna si tolse dall'UNESCO perché dal loro punto di vista davano soldi senza fare niente, e se non mi ricordo male dall'UNHCR, quindi dall'UNHCR, quindi l'agenzia per i rifugiati, anche in quel caso lì, fortunatamente la Gran Bretagna è ancora lì, ecco, poi dopo cambiò il governo e subito ci rientrò dentro. Ma al momento il governo conservatore dell'epoca lo fece. Così come mi auguro che prima o poi, in un momento del futuro, sperando di non poterlo dire senza essere tacciato da nazista o di questo tipo, ci possa essere legittimamente qualcuno che si leva dalle balle del trattato di Maastricht, perché forse dice che il 3%, il 60%, di questo tipo sono robe che non hanno nessun tipo di senso. Anche qui mi viene in aiuto la Gran Bretagna, cioè hanno scelto, se possibile, con consenso popolare, di uscire dall'Unione Europea. È possibile. Cioè io non posso pensare, no, che viviamo in un mondo dove le cose non si possono fare. E vedi, semmai uno dal punto di vista filosofico dovrebbe valutare la prima parte del tuo ragionamento, no? Vale a dire, io capisco che questi non sono nazisti perché non bruciano i libri, perché non vogliono fare la guerra, no? Così di questo tipo, e quindi va bene. Ma se, cioè, dal punto di vista proprio puramente filosofico, ma se a un certo punto ci fosse la maggioranza di un popolo che invece vuole bruciare i libri perché a loro i libri gli stanno sulle balle, no? E volesse prendere. Ma a un certo punto uno deve anche subire le conseguenze, no? Cioè, se a un certo punto ci fosse l'Austria che dice: ma io voglio conquistare l'Italia, no? E vince un partito che dice che vuole fare la guerra all'Italia. Ma non so fino a che punto è illegittimo, è sconveniente, mi verrebbe da dire, no? Perché a un certo punto questo diventerebbe una nazione Sì. belligerante e la guerra penso che non faccia piacere a nessuno, no? Sinceramente. Quindi io non vorrei mai che ci fosse una cosa del genere che porti la guerra all'interno dell'Europa. Ma cos'è il limite tale per cui io posso impedire a una nazione o ai rappresentanti di una nazione di fare quello che vogliono? Cioè io penso che a gente che, come è il caso della Lega, no? Che è nata sulla base di un principio che era quello dell'autodeterminazione dei popoli, anche questa domanda non si presenti come peregrina, no? Perché cosa facciamo? Facciamo un giurì che ci dica cos'è che sono le cose tollerabili o meno. È ovvio che uno deve seguire la Costituzione, no? Cioè, se da noi ci fosse un partito che dice, ma io dal mio punto di vista invece quando arriverò al potere cambierò la Costituzione e dirò che tolgo l'articolo quello dove dice che ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra perché io, che ne so, voglio andare a conquistare la Libia, cosa facciamo? Bisogna Diciamo vedere, no? certo, se ti danno la maggioranza, poi devi conquistarla, devi provare a conquistare la Libia, giusto? Se ti danno la maggioranza, a quel punto devi, uno, cambiare la Costituzione con tutte le procedure aggravate che ci sono per poterlo fare, e una volta che hai tolto l'articolo, quello dove dice ripudia la guerra come strumento di risoluzione, e ci aggiungi a meno che non sia necessaria per la protezione degli interessi nazionali, potrebbe anche essere, no? Che uno voglia mettere una cosa del genere, dopodiché a quel punto vai a conquistare la Libia con tutte le conseguenze che Oppure voglio questo cacciare gli comporta. ebrei dall'Italia. Sempre peggio, capito? È uno scivolo che porta verso cose, ma com'è evitabile? Cioè, nel senso, nel momento stesso in cui prima della Seconda Guerra Mondiale Ecco, io ho la vaga sensazione che chi proponesse una roba del genere prenderebbe più voti di chi vuole conquistare la Libia, però è una sensazione, diciamo, mia. allora, non so, potrebbero, io non me lo auguro, ecco, no? Perché ovviamente capite bene che vorrei che si ripetessero parti positive del passato, non parti negative. Ma spero che sia abbastanza chiaro che non è
possibile fermare a un certo punto, cioè nel momento stesso in cui si cerca di fermare un desiderio popolare di fare qualcosa, poi questo desiderio si sclerotizza e rischia di diventare sì questo antidemocratico e totalitario. Io che sono democratico, nel momento stesso in cui dovessi vedere una deriva antidemocratica la combatterei con tutte le mie forze, ovviamente. Ma rischio è quello, cioè a me sembra veramente una cosa molto miope, no? Pensare di dire allora faccio i cordoni sanitari e così via, cioè per dire impedisco una cosa che è una ragione di forte consenso, no? da parte del cittadino, io me ne frego e tiro avanti, no? Con un altro sistema, perché a quel punto capite che si viene legittimati a pensare che il regime è quello lì. Cioè io che pur sono, ripeto, persona assolutamente amabile, in certi casi, pensando all'Unione Europea, no? E pensando come certe istanze vengono del tutto ignorate, no? Perché deve essere fatto così, no? Perché va bene così, perché l'unica cosa che è tollerabile è quella che decido io, perché c'è il pensiero unico, e se tu la pensi diversamente sei un nazista, sei un fascista, così di questo tipo. Beh, a un certo punto il dubbio che fosse i veri fascisti o veri nazisti siano quelli che sono in questo momento al potere, e nel momento stesso in cui la cosa diventasse evidente, a quel punto giustifica la resistenza, un po' mi viene, no? Ecco, Claudio, a proposito di governo giallo-verde, scrive Mary via WhatsApp al 340-6709-659. Per quanto riguarda il governo giallo-verde, la Lega ha una colpa, ha dato ai 5 Stelle l'opportunità di un corso accelerato di governo per quegli incapaci senza esperienza. E questa cosa mi rode ancora, scrive Mary. Rode anche a me, purtroppo, come abbiamo detto tante volte, anche per riuscire a avere ragione del deep state o similare ci vuole esperienza. Ecco, ma l'obiezione ricolfiana per cui chiunque governi non ha gli strumenti per risolvere il problema, in questo caso per esempio migratorio, tu la condividi finché le regole sono quelle attuali? Se il governo non ha l'autorità o la possibilità di cambiare le regole o metterle in chiaro, sì, certo, la condivido. In questo momento la gestione delle regole e anche, mi verrebbe da dire, il giudizio da parte di chi poi queste regole deve stabilire se sono seguite o meno, è molto, appunto, come si diceva prima, sclerotizzata, cioè molto rigida, molto di difficile scardinamento, però è molto possibile, cioè per questo che io che sono di animo rivoluzionario, ovviamente confido e spero molto che ci sia Trump che vinca le elezioni negli Stati Uniti in quanto elemento diciamo di forte cambiamento dello status quo e anche delle regole, perché in questo momento direi che ci nascondiamo dietro un dito, uno degli arbitri mondiali sono gli Stati Uniti, cioè sono abbastanza loro che si svegliano la mattina e decidono se uno è cattivo, se l'altro è buono, se uno è legittimo quello che sta facendo, oppure se li dobbiamo esportare dentro un po' di democrazia. Piaccia o non piaccia, però è così, cioè in quanto potenza militare principale mondiale applicano la famosa legge del vincitore, no? La storia la scrivono i vincitori, quindi a un certo punto delle varie persone andava bene a un certo punto questo o quel dittatore, ma altri dittatori invece no, erano quelli cattivi, mentre invece io parlo solo con i dittatori buoni, no? E il fatto di avere possibilmente una persona come Trump che è molto fuori da queste regole di pensiero unico, credo che possa essere positivo per tutto il mondo, insomma, no? Perché una delle obiezioni che veniva fatta è questo sistema, no, porta alla pace, ma insomma questo sistema
mi sembra che stia portando tutto fuorché la pace. A proposito di pace, tu senti i venti di guerra sempre più vicini o no? Ma si vedono i venti di guerra, non è che si sentono i venti di guerra. La guerra alle porte dell'Europa sta costando centinaia di migliaia di morti, probabilmente per nulla o per poco, perché stiamo parlando veramente ormai da anni di avanzate o arretrate, no? di aree che sarebbe difficile individuare sulla carta geografica. E voi se è una cosa che ha senso o meno. Vediamo che a un certo punto Israele sta facendo una cosa abbastanza simile a quella che era la guerra dei sei giorni, cioè a un certo punto, no? Cioè, è un po' come avete presente le supernove, no? Cioè, a un certo punto c'è la pressione, premono, no? E poi a un certo punto boom! A un certo punto prendono e fanno secchi tutti quelli che ci sono intorno e va bene così, poi si accumula un po' di odio per i decenni, forse i secoli successivi, evidentemente l'equilibrio, la parte del mondo così è. All'interno dell'Europa stanno cominciando a covare dei rancori che non si vedevano da tanto tempo. Cioè, a noi sembra che questo è un regime che sta portando la pace, la prosperità e il bene del mondo. A me sinceramente non pare. Ecco, c'è per esempio Marco da Livorno che ci scrive a sua volta: visto che non possiamo cambiare le leggi internazionali, proviamo a cambiare quelle nazionali, tipo liberalizzazione licenze al commercio, pensione dopo 10 anni ai genitori degli immigrati, ricongiungimento familiare, assegnazione case popolari. Adesso non so se dopo 10 anni anche i genitori degli immigrati prendono la pensione, ma comunque insomma cambiamo le regole interne, questo è il concetto, dice Marco da Livorno. Ecco, sì, effettivamente questo potrebbe essere fatto. Ci sono due ostacoli davanti, tre ostacoli davanti alla realizzazione di quello che Marco chiede, che innanzitutto ci vuole una maggioranza coesa per poterlo fare. Insomma, abbiamo visto che se fosse per la Lega certe leggi o similari sparirebbero domani. Abbiamo l'alleato di maggioranza, insomma, diciamo così, che è Fratelli d'Italia, che è molto prudente, molto più prudente di quello che sembrava pre-elezioni, e abbiamo l'altro alleato, che è Forza Italia, che curiosamente si sta, non so che cosa gli possa venire in mente, faccio fatica a entrare appunto nella mente di uno che non sapeva che gli altri popolari hanno già governato in Austria con l'FPO e definisce il partito come rigurgito neonazista, quindi capite che non mi addentro. Allora ti giro una domanda conclusiva da Dario: dovremmo sostenere il Libano invaso come stiamo continuando a sostenere l'Ucraina invasa? E quella è una cosa della comunità internazionale. Se la comunità internazionale pensasse di fare così, lo farebbero. Evidentemente non c'è consenso, no, nella comunità internazionale in questo caso, presumibilmente perché il regime diciamo di Hezbollah, no, che era quello diciamo egemone sul Libano, veniva considerato un regime terrorista da parte di tanti, probabilmente in molti casi anche con qualche ragione, ma è evidente che se a un certo punto la comunità internazionale decidesse che quella è un'invasione, quindi non va secondata, uno dice beh, allora perché no? Nel frattempo, comunque ricordo, perché questo insomma, se no in certi casi certe imprecisioni vanno propagano, che l'Italia sta considerando Israele paese belligerante e come tale, a seguito delle nostre leggi, non gli vende più armi. Questo da quando c'è stata l'invasione di Gaza, senza dover andare a cercare il Libano, insomma. Ecco, cosa che tra l'altro fa molto incazzare gli israeliani, perché loro dicono, dal loro punto di vista, diciamo scusate, voi le armi le state dando all'Ucraina
cure gratis, no, mentre invece noi ve le paghiamo e non ce le vendete più, no, perché dite che siamo un paese belligerante. Quindi poi dopo uno dice, ma in realtà proprio perché le stiamo dando, non è una questione di commercio, ma una questione di adempimenti, di obblighi internazionali, quindi è quello che lo facciamo. Però capite che sono sempre delle stiracchiature, no? Da una parte all'altra, che sono indice di un set di regole, di valori o cose di questo tipo che si sta rivelando sempre più stretto e che di sicuro non si risolve con i cordoni sanitari o sì. Allora, siamo alle 10.30, non facciamo in tempo, io le butterei là così, ma proprio ti lascio un tweet di chiusura. Ho visto che hai già preso posizione sull'incontro fra Giorgia Meloni e l'amministratore, il Chief Executive Officer di BlackRock, Larry Fink. No, grande finanza, urlava Giorgia Meloni, poi ci sediamo al tavolo. Apparente contraddizione, secondo te no. Seconda roba, una roba che ho messo insieme stamattina leggendo i giornali. Allora, la pressione fiscale media aumenterebbe di qui all'anno prossimo e all'anno successivo in Italia di un mezzo punto, ma comunque non diminuisce. C'è un riallineamento verso l'alto delle imposte sul diesel, si cancella lo sconto rispetto alla benzina, anche questa è imputata come una contraddizione al governo in carica. Nel frattempo però mi pare di aver capito che abbiamo margini per fare spesa pubblica più di quello che ci si immaginava. Adesso sto raffazzonando e dicendo male. Ti lascio un paio di tweet per concludere la nostra conversazione su questi temi, ma poi immagino possa essere ripresa. No, ci li vedremo, non li commento dai giornali, ecco, sì. Anche perché ognuno dice la sua. Mi mancavano però due punti, no? Quando uno dice ma perché non fate queste cose con la legge normale, no? Mancava. Ci sono da una parte diciamo la volontà di coalizione. Supponendo che ci sia la volontà di coalizione, può anche essere, c'è un problema 2, che è il Presidente della Repubblica, che potrebbe non essere d'accordo con le leggi e non firmarle, nel qual caso si dovrebbe andare in contrasto. Problema 3 è la Corte Costituzionale, perché se a un certo punto uno dice il motivo per cui bisogna stare molto attenti dal mio punto di vista, ricordando sempre che la Corte Costituzionale è un organo politico, con le future nomine, perché scadono ben 4 giudici della Corte Costituzionale entro fine anno, e quindi spetterà alla maggioranza attuale nominarli, e credo che sarà una delle cose più importanti che verranno fatte in questa legislatura. Allora, ci salutiamo qua. Grazie a Claudio Borghi Aquilini. Buona mattina a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Avete ascoltato Scuola di Magia.